casualmente, del tutto casualmente, oggi è il 28 di aprile e non ci troviamo ad Ovi. Bene, sappiamo tutti cosa è successo il 28 di aprile del 1945 dopo, quindi non mi dilungherò. Questa data, insieme alla data del 28 ottobre, invece, è servita a noi dell'AMPI per titolare quella che è diventata una rassegna ormai abbastanza comune, diciamo. Quindi il 28 ottobre 1922, se è trascorso un secolo l'anniversario, diciamo, della marcia su Roma, 28 aprile 1945, fucilazione di Gerarchi, Mussolini e Hitler. Abbiamo pensato di utilizzare queste date per proporre una serie di iniziative sul nostro territorio, prendo spunto da alcuni di quelli che sono i principi fondativi della nostra Costituzione. Fino ad ora abbiamo già svolto quattro incontri, li riassumo brevemente. Il primo era per ricordare la Vilma Conti e le partigiane comasche, il secondo incontro con Lorenzo Pavolini, nipote di Alessandro Pavolini, Gerarca fucilato pochi metri da qua. Il terzo incontro è stato una presentazione, un dibattito su quello che è diventato il lavoro o la mancanza di lavoro, tutte le problematiche legate al precariato, lavoro povero, eccetera, eccetera. E l'ultimo incontro si è tenuto un mese fa a Menaggio, abbiamo invitato Vittorio Noletto per parlare di diritto alla cura e sanità pubblica. Quindi questo è il nostro quinto incontro, non sarà l'ultimo, vi anticipo che se non cambia programma il 2 di giugno Cristina Redelli ci parlerà delle donne costituenti, cioè di quelle donne che sono state chiamate a dare un contributo alla stesura degli articoli della Costituzione, e poi proseguiremo in autunno, vorremmo fare altri incontri, probabilmente uno sarà sull'ambiente, uno sulla scuola. So che Danilo tiene molto l'incontro sul fisco, sulla fiscalità. Comunque questa sera abbiamo con noi Matteo Dominioni, che ci parlerà invece del colonialismo, che come tutti sappiamo è stato un argomento accuratamente evitato per alcuni decenni nel dopoguerra, anche se ne se ne è parlato, si è sempre fatto con un intento quasi giustificatorio, no? Dicendo ma sì, ma tutto sommato gli italiani, a differenza degli altri, erano poi brava gente che andava lì, sì, però ho costruito anche tante belle cose, fatto le scuole. E però è un argomento che tutto sommato non è finito cent'anni fa, anche se qualcuno non si è ancora reso conto e non ha ancora fatto conto con questa storia qua. Senza fare nomi, la nostra premier solo qualche giorno fa è andata in Etiopia e ha detto, secondo me con una pessima scelta di parole, che l'Italia vanta storiche relazioni con l'Etiopia. Non approfondiamo questo argomento. Vi passo la parola a Danilo, che introduce Matteo, poi ci terrà la vostra.